A volte nel profondo sud Italia è difficile trovare lo stracchino, ma stavolta la Despar abbiamo avuto fortuna, già in passato abbiamo avuto fortuna con la Despar, ma stavolta hanno anche lo stracchino senza lattosio. Spacchettiamo e proviamolo. Scade oggi. Guarda come si è gonfiato, questo vuol dire che i fermenti lattici hanno lavorato. Ho speranza che questo stracchino sia ben bello sapido. Ah, che suono soave. Proviamo secondo i canonici parametri. E non mi sbagliamo. Come al solito. Allora, lo stracchino non è cremosissimo, è uniforme e di consistenza facilmente spalmabile, ma non bello morbido, quasi liquido come piace a noi. Le diamo 3. Sapidissimo, acidulo proprio acidello. Che bei fermenti lattici. Da poco salato, nonostante l'acidità. Questo parametro diamo un 4. Il sapore, dolce sì, ma senza molta espressione e non particolarmente profondo. Puntuale di 10 punti, rientra in quella grande bolgia. Io il microfono attaccato ai peli del petto. Rientra in quella grande bolgia degli stracchini non ottimi, non cattivi. Nella media, diciamo. Del resto, ci aspettiamo una tale distribuzione gaussiana. Ci vediamo alla prossima.